Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Si fa presto a dire transizione energetica, ma finché l'argomento viene discusso alle conferenze sul clima o ai vertici europei, rimane per noi cittadini qualcosa di molto astratto e distante. Ma nel momento in cui riceviamo e leggiamo la bolletta della luce o del gas, ci accorgiamo invece di quanto effetto abbia la politica sulle nostre vite. Ieri, venerdì 21 gennaio, il governo ha varato il decreto sostegni, con il quale cerca di mettere una pezza all'aumento vertiginoso dei prezzi dell'elettricità e del riscaldamento, aumento che, secondo stime recenti, supererà circa i 1.000 euro nel corso di quest'anno. C'era già stato un aumento di circa il 32% tra il 2020 e il 2021 e si stima tra il 2021 e il 2022 un aumento di circa l'80% sulla bolletta. Il governo guidato da Draghi ha aggiunto ai già stanziati 3,8 miliardi di euro altri 1,7 miliardi di euro, per una manovra complessiva che supera quindi i 5 miliardi di euro, una cifra molto grossa. Possiamo per esempio paragonare alla spesa fatta dal governo scorso, inutile secondo molti economisti, per il cashback di Stato. Tra i provvedimenti principali c'è il taglio ai cosiddetti oneri generali di sistema, che sono maggiorazioni al prezzo dell'energia che lo Stato applica per finanziare attività che siano di interesse per l'intera rete energetica, come ad esempio la incentivazione dell'uso di fonti rinnovabili oppure per diminuire gli sprechi e aumentare l'efficienza. E ha deciso di introdurre anche un notevole credito d'imposta, che si traduce sostanzialmente in un sostegno alle cosiddette imprese energivore. Ne parliamo tra poco. Eh sì, imprese, perché per quanto noi cittadini possiamo lamentarci di questo straordinario aumento dei prezzi di luce e gas, chi sta messo davvero peggio sono le imprese, le aziende, con incrementi di oltre il 300%. Secondo Confindustria, quest'anno le imprese avranno un costo totale dell'energia di circa 37 miliardi di euro, contro gli 8 miliardi di euro del 2018. E a soffrire di più sono le imprese energivore, quelle che citavo prima, cioè quelle che operano all'interno di settori in cui il consumo di energia è molto maggiore rispetto agli altri settori. Parliamo ad esempio del settore metallurgico, quindi per esempio per la produzione di acciaio, ma anche per la produzione di calcestruzzo, di cemento, di carta, di legno, anche del vetro, per esempio. Tutte queste imprese collettivamente contribuiscono per circa 88 miliardi di euro l'anno al valore aggiunto, prodotto interno lordo, ed impiegano circa 350.000 dipendenti. A fronte di questi aumenti abnormi, molte imprese si sono trovate costrette a sospendere la produzione, cioè a mettere in pausa intere linee produttive e ad avvalersi della cassa integrazione per numerosissimi dipendenti. Altre imprese hanno invece ideato delle soluzioni ibride, chiedendo ai loro dipendenti di lavorare nel weekend o nelle fasce orarie in cui l'energia costa meno. Ma inevitabilmente questo aumento del costo dell'energia, delle materie prime, anche in generale, avrà ripercussioni sull'aumento dei prezzi ai consumatori finali. Questa infatti è parte della ragione per cui stiamo osservando un aumento dell'inflazione, siamo a circa il 3% rispetto all'anno scorso, che si traduce proprio nel concreto in particolare su un aumento dei prezzi dei beni al consumo, per esempio la pasta, cresciuta del 4,6%, o dell'olio d'oliva, del 4,7%. Lo scenario quindi è cupo, ma vorrei capire insieme a voi, ed è proprio il motivo per cui sto facendo questo video, quali siano le ragioni dietro a questo aumento dei prezzi dell'energia. E di ragioni possiamo citarne due principali, insieme a tutta un'altra schiera di ragioni che contribuiscono a aggravare la situazione recente. La prima ragione, per ordine di importanza, e che contribuisce da sola a circa l'80% dell'aumento del prezzo dell'energia, è l'aumento del prezzo del gas naturale, che è il metano, cioè il gas che noi bruciamo sia per riscaldarci nelle nostre case, sia per generare energia elettrica all'interno delle centrali termoelettriche, che in Europa ha visto un incremento di oltre il 300% nell'arco di un anno. L'altra ragione, quanto possa essere citata come principale dai negazionisti del cambiamento climatico o da tutti coloro che si oppongano alle misure messe in atto dall'Unione Europea per cercare di limitare gli effetti del riscaldamento globale, ha in realtà come ragione un impatto molto minore in questo aumento dei prezzi, un impatto minore del 20% complessivamente, è l'aumento dei prezzi dei crediti per l'emissione di anidride carbonica all'interno del cosiddetto ETS, cioè Emission Trading Scheme, che è un sistema che è stato ideato nel 1995 dall'Unione Europea proprio per far fronte alla crescente emissione di anidride carbonica. E
sostanzialmente costringe le aziende che emettono CO2 a comprare dei crediti per emettere la CO2 stessa, e generalmente le compreranno da aziende che inquinano di meno. Questi crediti, cioè questi permessi di inquinare, hanno visto un incremento del loro prezzo di circa il 160% nel corso dell'anno scorso. Se vogliamo guardare quindi da un punto di vista strettamente economico, cioè che guarda alle dinamiche del mercato, questo aumento del prezzo dell'energia in realtà sarebbe favorevole a spingerci verso la transizione energetica, perché sostanzialmente con prezzi maggiori le imprese sarebbero costrette a migliorare la loro efficienza, a utilizzare meno energia o a spostarsi verso fonti più sostenibili. Ricordiamo che il gas naturale non è una fonte rinnovabile, è una fonte fossile. Nel breve termine, però, ovviamente è difficile spiegare alle famiglie italiane che l'aumento del prezzo dell'energia in bolletta è in realtà funzionale ad un disegno più ampio di riduzione delle emissioni, specie perché questi aumenti vanno proprio a svantaggio delle famiglie più povere. La domanda di energia, infatti, è cresciuta di molto in questa fase di ripresa economica post-pandemica e, come dicevo, va purtroppo ad inficiare specialmente le famiglie più povere, sono stimate intorno all'8,8% delle famiglie italiane, più povere dal punto di vista di efficienza energetica, perché magari possiedono sistemi di riscaldamento che sono meno efficienti oppure non hanno le case isolate termicamente, quindi inevitabilmente dovranno consumare più energia e quindi spendere molto di più. La ratio della misura del governo sarebbe quindi quella di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi proprio per queste famiglie più povere, anche se secondo molti non è abbastanza. In particolare, secondo l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, una possibile manovra sarebbe quella di reindirizzare, redistribuire i proventi dalla vendita dei permessi di emissione di anidride carbonica proprio a vantaggio delle famiglie più povere, per mitigare l'aumento dei costi. Abbiamo quindi capito quali siano le due ragioni principali, però in realtà abbiamo soltanto spostato la domanda, cioè l'aumento del prezzo dell'energia è dovuto principalmente all'aumento del prezzo del gas naturale. Ma perché il gas naturale costa di più? Perché ha visto questo incremento così marcato? Oltre alla maggiore domanda di gas naturale da parte dei paesi del nord Europa che stanno vivendo un inverno particolarmente rigido, la più forte ragione molto probabilmente è quella dovuta alla dipendenza energetica che l'Europa ha nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Pensate che il 41% circa dell'importazione di gas in Europa proviene proprio dalla Russia. Russia che ha tagliato di recente le forniture di gas verso l'Europa di circa il 25% per dirottarle verso l'Asia, verso la Cina per esempio, o anche verso la Turchia. Pensate che Erdogan paga il gas russo circa un terzo del prezzo a cui viene venduto ai paesi europei. Ed è ovviamente una manovra geopolitica da parte di Putin per incatenare a sé il suo omologo autocrate turco. E a tutto questo si aggiunge anche la crescente tensione in Ucraina, paese ai cui confini Putin sta ammassando un contingente militare sostanzioso e si prospetta, secondo molti analisti, una futura invasione. La Russia sta facendo pressione sulla Germania, in particolare, per quanto riguarda la grande opera del gasdotto Nord Stream 2, che è stato costruito ma non è stato ancora aperto. Questo gasdotto passa sotto il Mar Baltico, come il suo predecessore, il gasdotto Nord Stream, e quindi permetterebbe di far fluire il gas direttamente dalla Russia all'Unione Europea senza passare per i paesi dell'Est Europa, che vedrebbero quindi il loro ruolo di influenza geopolitica ancor più ridotto. Per l'Italia poi la situazione è ancora più complicata, perché utilizziamo il gas quale fonte di energia per circa il 42% tra tutte le nostre fonti, contro una media europea che è molto più bassa, intorno al 22%. Inoltre, la nostra dipendenza da energie rinnovabili è intorno al 19% tra tutte le fonti di energia e non è ancora sufficiente per poter far fronte alla volatilità dei prezzi del gas. A questo poi aggiungiamo che l'aumento del prezzo del gas naturale costringe all'utilizzo per esempio del carbone, che è una fonte molto più inquinante, costringe quindi le imprese a comprare molti più crediti per emissione di CO2. E poi aggiungiamo altri fattori contingenti come la siccità eolica nel nord Europa, cioè una grossa riduzione della produzione di energia eolica, o anche il progressivo esaurimento di un importante giacimento di gas naturale nei Paesi Bassi, o ancora il fatto che la Germania abbia deciso di chiudere 3 centrali nucleari proprio per smantellarle definitivamente e altre 3 centrali siano invece in manutenzione in Francia e quindi siano temporaneamente sospese. Ci stiamo avviando a passi spediti verso il burrone. Secondo gli analisti, il worst case scenario
sarà uno scenario in cui ci saranno blackout frequenti o anche in cui i governi saranno costretti a tagliare l'utilizzo di gas da parte delle aziende per permettere il riscaldamento delle case. Quindi, che fare? Posto che nel breve termine purtroppo non c'è una soluzione e saremo costretti a subire questi aumenti dei prezzi, sperando che nel più breve tempo possibile questi aumenti possano finire e anzi i prezzi possano tornare a decrescere, inevitabilmente questa situazione ha messo ancora una volta in luce quanto sia fragile l'Europa e l'Unione Europea in particolare. Se da un lato si sta facendo ancora troppo poco per gli investimenti nelle energie rinnovabili, dall'altro notiamo come la dipendenza energetica dell'Unione Europea da paesi esteri mina alla base quel desiderio di autonomia strategica che Emmanuel Macron, ricordiamo che la Francia ha la presidenza di turno del Consiglio Europeo, ha prospettato per il futuro dell'Unione Europea. A questo punto quindi arrivano le mie opinioni e non serva che ripeta quanto le fonti rinnovabili siano l'unica soluzione nel medio e lungo termine. Ovviamente non è soltanto la mia idea, ma quella della stragrande maggioranza degli studiosi. Specie perché l'efficienza energetica passa attraverso delle fonti sostenibili. E pensate ad esempio che bruciando il carbone, il gas naturale o il petrolio, come facciamo, cioè combustibili fossili, la gran parte dell'energia viene sprecata sotto forma di calore, circa i 2/3 di tutto quello che bruciamo. E qui la scienza è la seconda legge della termodinamica che ci dice questo. Allo stesso tempo però io credo fortemente nell'opportunità che ci viene offerta dal nucleare, che viene troppo spesso osteggiato ideologicamente, ma che invece rappresenta una risorsa tecnologicamente avanzatissima, anche se purtroppo solamente nel medio-lungo periodo, perché anche qui non si può mettere su una centrale nucleare in sicurezza nell'arco di un anno. La speranza, quindi, è che il Fit for 55, cioè il piano che l'Unione Europea ha varato per cercare di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030, con lo scopo poi di arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050, venga a impattare in un modo non più così tanto diseguale sulla popolazione, perché per il momento purtroppo sta danneggiando moltissimo i ceti più poveri. Quindi questo era tutto quanto volevo dirvi sulle ragioni riguardo all'aumento dei prezzi della luce e del gas che riceviamo nelle bollette ogni mese. Purtroppo ci sono molteplici fattori, alcuni più importanti di altri, ma che possono essere affrontati soltanto in un'ottica di ampio respiro, ancora una volta un'ottica europea, ancora perché siamo fortemente dipendenti dall'estero e perché servirebbero più investimenti nelle fonti rinnovabili, in fonti che siano più efficienti e più sostenibili per il futuro. Io vi ringrazio per aver guardato. Condividete questo video con i vostri amici e qui sotto ovviamente ci sono sempre i commenti per domande e anche per le solite discussioni. Prima di chiudere questo video, io non potevo esimermi dal fare un pensiero particolare per la professoressa Patrizia Casoni, che è già purtroppo lasciata nella giornata di ieri, ed è stata la mia professoressa di inglese al liceo, una straordinaria persona che mi ha aperto gli occhi perché grazie a lei ho potuto partecipare ad uno scambio culturale con una scuola nel New Jersey, durante il mio terzo anno di liceo, e quindi è un'esperienza che porto ancora nel cuore e che ho potuto fare solamente grazie a lei. A lei il mio pensiero e volevo anche condividerlo con voi. Ci vediamo al prossimo video.